Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Questa serie la vorrei chiamare Farmi del Male. E col Farmi del Male ovviamente mi riferisco a Call of Duty Ghost. Perché? Perché veramente ragazzi sono rientrato su Call of Duty dopo aver giocato per un po' di tempo a Titanfall, che è veramente un titolo stupendo sotto ogni punto di vista. A parte che magari si incominciano a intravedere le persone che stavano prima giocando a Call of Duty Ghost. Però non è un problema quello, perché si possono ammazzare tranquillamente, o comunque sia gli spazi sono molto aperti e possono essere uccisi subito. Ragazzi, mi sono un pochettino dispiaciuto quest'anno per il tonfo che ha fatto Call of Duty Ghost, l'Activision e quindi anche l'Infinity Ward. Ha fatto un lavoro pessimo su un gioco che poteva veramente rendere tanto. C'è bisogno di un cambio direzionale obbligatorio, perché sotto questi standard l'Activision sta veramente deludendo con un titolo ogni anno che è sempre lo stesso. Ci vorrebbe un cambiamento radicale, magari cambiare proprio anche i vertici di questi due gruppi, Activision e anche Treyarch. Magari anche Treyarch si può reinventare con qualche modalità zombie, cioè qualche mappa zombie, qualche ricreazione magari per chi è appassionato ovviamente di queste modalità. Io vorrei che cambiasse qualcosa. Non è che ogni anno ci ritroviamo la solita merda e ogni anno lo ricompriamo. Io sono il primo coglione che compra ogni anno Call of Duty, perché spero, mi auguro che il gioco sia bello, cosa che invece non è ogni anno, cosa che non è proprio, ragazzi. Mi sono rotti i coglioni. E ragazzi, non ve lo dice uno che è attaccato a Battlefield, attaccato a Medal of Honor, ma uno che colleziona i suoi Call of Duty, ragazzi. Io ce li ho tutti, tutti no, c'ho MV prima, l'MV1, Modern Warfare, c'ho World at War, c'ho MV2, che questo è stato il mio fardello, il più bello che abbia mai apprezzato, Black Ops, che non mi è piaciuto tantissimo, ma anche questo è bello, MV3, che qua incominciava a intravedersi la merdata che stavano per creare, anzi, che hanno creato con la gente, ovviamente, che c'era dentro, Black Ops 2, che l'avevo preso anche in edizione esperto, che mi aveva veramente piaciuto tanto, infatti mi piace ancora. E infine Ghost. Questa è una merda, ragazzi, sapete che l'ho preso anche per 360, averlo comprato anche per Call of Duty, averlo comprato anche per Xbox One, veramente mi pianto il cuore, perché devo essere sincero, fa veramente incazzare. Non tanto per, io come sempre devo dare la colpa prima di tutto ai giocatori e poi anche ai costruttori, o comunque sia quelli che hanno creato il gioco, perché non è possibile giocare in questo modo, hanno veramente rovinato il gioco. E io sono contentissimo che una parte del team che se n'è andato via dalla Infinity abbia fatto Titanfall, perché Titanfall, ragazzi, resta, secondo me resterà uno dei titoli più belli di quest'anno, uno dei titoli più belli, perché è per staccare da Battlefield, è per staccare da Call of Duty, è per giocare un nuovo sparatutto che comunque sia molto divertente, anche se è legato esclusivamente al multiplayer. Io devo essere sincero, quest'anno sono veramente rimasto deluso da Call of Duty. Spero che l'anno prossimo possano, non lo so, creare qualcosa di nuovo. Magari riproporre, altrimenti riproporre le vecchie glorie, come può essere Modern Warfare 1, con quel genere di, con quelle ambientazioni molto ristrette, dove tutti possono divertirsi tranquillamente uccidendo gli avversari, senza doversi ogni due secondi controllare le spalle, perché gli respawnano nel culo, cosa che succede sempre su Ghost, anche in deathmatch a squadre, anche in dominio, anche in blitz, ragazzi, in modalità squadre vi ricompaiono gli avversari nelle spalle, cioè è una cosa assurda, ragazzi. Qua su Call of Duty Ghost, cioè, ci posso mettere la mano sul fuoco che è stato fatta la cazzo di cane, e io sono veramente triste per questo, mi è veramente dispiaciuto tanto. Però devono capire che dai loro errori, cioè, dipendono anche le loro vendite, anche se loro pensano esclusivamente ai soldi, perché se ci pensiamo l'Activision da quest'anno, non da quest'anno, da 3-4 anni fa, sta pensando esclusivamente ai soldi e vuole solo racimolare il cash, ragazzi, big money. Perché alla fine ogni anno vendono 50 milioni o quello che cazzo è di copie, adesso non mi ricordo, però non fa più, non è una questione di soldi, bisogna pensare anche al brand, perché adesso il brand sta calando veramente tanto.
Call of Duty sta perdendo tutta la sua essenza, veramente il suo carisma. E a questo punto, ragazzi, ci dovremmo aggrappare a qualche altro gioco. A questo punto io mi aggrapperò a Battlefield, se Battlefield 5 o Medal of Honor, il terzo, quello che uscirà, saranno belli, prenderò quelli. Call of Duty sto pensando veramente di mollarlo. Ve lo dico da giocatore assiduo di Call of Duty, ragazzi, per più di 5 anni, 6 anni ho giocato solo a Call of Duty, perché è uno dei miei titoli preferiti. E adesso trovarmi in questo modo, trovarmi così, a dover dire queste cose sull'Activision, che ha veramente creato dei titoli stupendi e che alla fine si è smerdata con questi ultimi 4 titoli, mi dispiace veramente tanto, ma do un bel servito all'Activision per dare un buon inizio. Io spero che ovviamente la Respawn Entertainment, quella che ha creato Titanfall, faccia dei grandi passi in avanti e che crei magari un Titanfall 2, che se, mi spero che succeda, perché è uno dei miei giochi preferiti. Adesso, per adesso veramente è uno dei miei giochi preferiti, penso che lo resterà come Call of Duty ai suoi tempi. Quindi ragazzi, da cura notte a tutti, scusatemi per questo piccolo sfogo, ma era d'obbligo, perché io veramente, ragazzi, ho amato la serie di Call of Duty e mi dispiace che sia fallita in questo modo, in questo 2013-2014. Quindi da cura notte è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato, e noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!